Buon pomeriggio e bentornati a un nuovo appuntamento in diretta con Cittadini Amministratori. Oggi in studio con noi l'onorevole Francesco Storace, capolista della lista Storace per Marchini, sindaco. Bentornato. Grazie, ne approfitto, dato che è qui, partiamo subito da una notizia di qualche giorno fa, gliela leggo e poi ce la commenta. Francesco Storace è invitato dal Colle per il 1° giugno, ma proprio quel giorno aspetta la sentenza per vilipendio all'ex capo dello Stato Giorgio Napolitano. So che lei ha scritto una lettera all'attuale capo dello Stato e inizia così: no, presidente Mattarella, questo è troppo. Il resto ce lo dice lei, è inutile che la leggo, è qui con Sì, noi. grazie. Scusa, noi ricordiamo che manca il rappresentante del centro-sinistra Sì. che ci ha fatto sapere poco fa proprio che non era in grado di venire per problemi Non familiari. era napoletano, Non era napoletano, no. Non abbiamo così tanto. no? Allora, vabbè, vi accontenterete di me. Dunque, questa vicenda sembra non avere fine mai, come quando c'è del gas, no? Fine pena mai, perché è cominciata nel 2007, quando ci fu una polemica durissima sui senatori a vita. E io avevo presentato un disegno di legge costituzionale, ero senatore, e quel disegno di legge prevedeva l'abolizione della figura dei senatori a vita. Repubblica, il quotidiano, fu molto abile nel trasformarla come in attacco a non ai senatori a vita ma alla Montalcini, cosa che non c'era, e nemmeno agli atti del processo che si è celebrato a Roma in primo grado non c'era. Insomma, sta baruffa va avanti, Napolitano riceve la Montalcini al Colle dicendo che era indegno chi l'attaccava, io dissi che indegno era lui e elencai i motivi. Insomma, una polemica fortissima ma politica. Si andò avanti per anni col processo, finito il primo grado, per un reato che vilipende il Presidente della Repubblica che prevede la reclusione fino a 5 anni. Cioè, non so cosa gli devi dire o devi menare, non lo so, però 5 anni di galera per una cosa incredibile. Io me la cavai perché è censurata, perché nemmeno mi hanno potuto rimproverare mai mazzette, cose del genere, e quindi 6 mesi. 6 mesi con lo schiaffo della condizionale, questo perché? Perché dissi, se mi condannano, mi presento, non faccio appello e mi presento la sera al carcere. L'appello l'ho fatto proprio perché c'è stata la condizionale, perché io voglio essere o assolto o condannato e se merito la condanna non mi dovete arrestare, questo ho detto. Adesso c'è il processo d'appello e la cosa incredibile, se la coincidenza temporale, mercoledì, cioè dopodomani, c'è la sentenza perché ci sarà un'accusa che dirà le sue, c'è il relatore che spiegherà che è successo in primo grado, in corte d'appello è così, l'accusa dirà la sua, la difesa sosterrà le mie ragioni e poi sarà la sentenza, tutto in una giornata, perché non ci sono testimonianze, fatti nuovi. L'unico fatto nuovo sarà un invito che il mio avvocato probabilmente farà vedere alla corte, perché l'altra cosa incredibile di questo tipo di reato qual è? Se io contesto il Presidente della Repubblica, lo critico, lo offendo, il giudice quando decide di aprire il fascicolo chiede l'autorizzazione al Ministro della Giustizia, cioè il Ministro della Giustizia decide se un esponente dell'opposizione deve essere mandato a processo, molto liberale come pratica. Era Mastella all'epoca e lui non gli è parsa vera in 48 ore che andò a processo. Ora, quindi perché si dice questo? Perché non deve essere il Presidente della Repubblica che querela, ma è l'ufficio che va tutelato dallo Stato. Ecco perché interviene il Ministero. Però c'è un dettaglio. Se io ho offeso l'ufficio e non il Presidente che non mi può querelare, come mai l'ufficio mi invita al ricevimento della festa della Repubblica ai Giardini del Quirinale proprio il 1° giugno, cioè lo stesso giorno del processo? È una barzelletta questa, perché è evidente che a quell'ora, alle 19 del ricevimento, immaginate la scena, Giardino, Quirinale, Fabrizio, io sto là, il presidente Napolitano, cin cin, e arriva la sentenza d'assoluzione, io lo dirà. Se arriva la sentenza di condanna, tutto il bicchiere, cioè, ma vi pare normale una cosa del genere? Cioè, io penso che mentre ci stanno i delinquenti. Quello che è successo stanotte, lasciamo vedere che è una cosa veramente terribile, Gravissimo, cioè ci sono lì terribile, sì. delinquenti in circolazione e questi perdono tempo su questa storia. Perché si perde tempo? Perché io ho rinunciato alla prescrizione. Perché dopo il processo di primo grado, cominciato l'appello, a un certo punto manca un giudice e
e qui si doveva rinviare la causa. Il presidente del Tribunale d'Appello, della Corte d'Appello, in quel caso dice allora però la rinviamo al 1° giugno, ancora non sono dette le elezioni, e quindi si interviene, c'è l'intervento della prescrizione. Io ho alzato un ditino, no, io vado avanti, quale prescrizione? Come lei rinuncia, lei vuole la prescrizione, non rinuncia alla prescrizione? Io rinuncio alla prescrizione, panico e si va avanti. Ma io mi permetto di dire un bellissimo commento che abbiamo già svolto altre volte, rispetto al quale abbiamo parlato di questa cosa con Storace. Io ritengo, a parte questa, una normativa obsoleta, no? Perché fa riferimento allo statuto Albertino, è anacronistica, diciamo. Anacronistica su tutti i punti di vista, quando c'era la lesa maestà di sua maestà il re, insomma, una cosa di questo genere. Dipende proprio da quello, dalla lesa maestà, sostituita la parola del re con la parola presentata. Esattamente. Allora, io credo che un parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni dentro l'aula del Parlamento esprima la sua opinione, la può esprimere in tutti i modi, anche quelli più esagerati possibili. Ma proprio perché è parlamentare? È proprio perché è parlamentare. In quel caso non è un privilegio, è una tutela. Esattamente, è una tutela. Quindi secondo me è una maniera di venire meno alla tutela, ma questo indipendentemente che abbia toccato Storace o no. E poi l'altra cosa che trovo grave, che tutto dipende dall'azione che muove il Ministro di Grazia e Giustizia. Perché a secondo poi della simpatia o antipatia, mettiamola così, no? Che c'ha nei confronti dell'ipotetico imputato, allora mette in moto il fascicolo oppure non lo mette in moto. Perché se andiamo a vedere ultimamente quello che è stato detto nei confronti di diversi capi dello Stato, da alcuni che non sono parlamentari, mi riferisco a Grillo, tanto che non fa il nome né il cognome, e non c'è stato nessun tipo di azione, no? Perché bene o male quel soggetto che rappresenta una forza politica ha espresso una sua opinione in maniera esagerata, in maniera, come dire, virulenta, quello che volete, ma lì il giudizio spetta, come possiamo dire, al popolo, no? Certo. Ecco, appunto. Allora, la cosa credo che vada. Nel caso di Mastella c'era poca grazia e nessuna giustizia. Appunto. Rimaniamo sempre sui 5 Stelle, lei prima ha citato Grillo, però commentiamo una cosa che hanno dichiarato ieri: assessori a tempo determinato per i 5 Stelle, una volta andassero insomma, la Raggi diventasse sindaco. Come la vede lei questa cosa? Come io non riesco a capire quanto livello di comicità è ancora presente dentro 5 Stelle. Io ho fatto l'amministratore, ho governato una regione, e l'assessore è per sua natura a tempo determinato, perché viene nominato dal sindaco o dal presidente di regione e viene revocato dal sindaco o dal presidente di regione. Cioè non ci sta proprio un nuovo ordinamento, non hanno capito che oggi con l'elezione diretta degli organi di governo monocratici, sindaco e i vari presidenti, prima c'era anche la presidenza della provincia, poi è stata tolta da Renzi la possibilità di far votare il popolo, questa questione degli assessori a tempo determinato fa davvero ridere. Qualunque assessore può essere mandato via in qualunque momento, se non lavora, se viene inquisito. Marino non è una prova, eh? No? Marino non è una prova. Marino ne ha mandati via. E poi si è mandato alla fine addirittura via il sindaco, insomma, dal notaio. Quindi. Diciamo che stanno prendendo in giro Roma. La vecchia legge comunale e provinciale prevedeva che il sindaco all'epoca poteva togliergli la delega, ma non lo poteva destituire dall'assessore, no? Adesso invece la legge Storace, con una letterina, due secondi dopo stai fuori dalla giunta. Questa che non lo poteva destituire dall'assessore, non lo sapevo. Sì. Oddio, doveva dimettere tutta la giunta. Si doveva dimettere tutta la gente. Esattamente, tutta la giunta si doveva dimettere. Però insomma, tempo passato, no? E quest'altra cosa della non presenza del rappresentante che, tra l'altro, è una di quelle che sta in pole position della Raggi al confronto con gli altri. È una scelta mia perché non condivido, perché se è vero quello che lei vanta, lei dice io non mi siedo accanto a voi che avete distrutto Roma, quale migliore occasione per rinfacciarglielo? La realtà è che ho l'impressione che non abbia argomenti. Quando scegli un candidato dal blog, quando pensi che poi quel candidato debba farsi guidare, etero o dirigere dal direttorio, quando dopo Casaleggio arriva il figlio di Casaleggio, quando comunque Beppe Grillo ad avere l'ultima parola, quando i cittadini non contano praticamente nulla, questo è quello che succede. C'è un sindaco, se viene eletto, che ha una incapacità di incidenza sul tessuto amministrativo assolutamente irrilevante, e questo comporta il degrado della politica a livello peggiore, perché guardate,
Se c'è un merito nella legge per l'elezione diretta dei sindaci è il controllo popolare. Noi ci troveremo nella condizione in cui chiunque sarà eletto sindaco la prossima settimana a Roma, anzi il 19 giugno, al turno di ballottaggio, sapete cosa accadrà? Lo dico in numeretti, non sto citando sondaggi, per cui non sto facendo un favore a Marchini o un altro, sto dicendo una cosa come sarà. Allora, noi avremo al primo turno probabilmente il candidato sindaco più forte, potrà avere il 25%, 26%, 30% di un milione di romani, perché c'è un dato che tutti affermano che voterà la metà del corpo elettorale, è grosso modo un milione di persone sui sindaci, sulla lista ancora di meno. Quel milione di persone, se vota per il 30% un candidato sindaco, si trasforma in 300.000 voti. Quei 300.000 voti corrispondono grosso modo a poco più del 10% dei romani, compresi i non elettori, solo i residenti. Quando quel signore col 30% dovesse aver vinto anche al secondo turno, o peggio ancora, al secondo turno vince quello che ha preso meno voti, noi avremo un sindaco che sarà stato votato al 10% dei romani, piena legittimazione istituzionale, assenza assoluta di legittimazione sociale. Cioè il 90% dei romani lo guarderà di traverso e dirà: tu non sei il mio sindaco, compresi quelli che non sono andati a votare per sfiducia, per scarsa rappresentatività. Io credo che tutto questo poi dia il senso di una partecipazione che è stata inquinata. Sapete che cosa? Anche qui va detto. Una volta noi col proporzionale, che era il bel tempo che ricordava poc'anzi Fabrizio Mastrosano, alle elezioni avevamo una fotografia del consenso. E quindi che cosa succedeva? Andava a votare il 70-80% dei cittadini, perché comunque chiunque trovava il proprio rappresentante nella scheda elettorale. Le urne tiravano fuori i nomi graditi ai cittadini. Nel momento in cui tutto questo svanisce, perché si passa da proporzionale al maggioritario, col maggioritario cosa accade? La necessità di dar vita, quando c'era il bipolarismo, col bipolarismo, le alleanze vaste, cioè io mi metto insieme a Mastro Rosato per tentare di superare voi due e cerchiamo di avere un voto più di voi due. Il maggioritario attuale, con non più bipolarismo ma con i vari poli, tripolarismo, quadripolarismo, cosa comporta? Che non ci dobbiamo più alleare io e lui contro voi due, ma la prima partita si gioca me contro lui, lei contro lei, e poi dopo le due minoranze che si sono diventate maggioranza per un voto all'interno delle coalizioni si scontrano. È allucinante, cioè è la gara a farsi male in un'alleanza. Con l'Italia non sarà ancora peggio, ma cioè, non c'è dubbio, siamo alla follia dal punto di vista elettorale, e io credo che questo rischiamo di pagarlo in termini di effettiva rappresentatività democratica, perché se poi tu governi avendoci il 10% a favore, il 90% contro, ma non può più camminare per strada, qualunque angolo ti fischiano, ti contestano, perdi i nervi. Io vedo certi candidati e candidate abbastanza isterici che nel confronto con l'avversario, per carità, possono anche prendere a parolacce, quello è educato e non gli risponde come meritano, però poi quando vai in mezzo alla strada hai voglia tu a cantare Maria per Roma, mezzo alla strada ti insultano, te ne dicono tutti i colori. Quindi Sorace, in questo senso è anche possibile prevedere un decorso di giunta quale è stato quello di Marino? Questo è difficile dirlo. Certo, noi avremo, incontreranno molto le qualità dei consiglieri comunali, perché lì si tratterà, guarda, una cosa, ecco, la voglio dire, l'ha detta Marchini, e questo è interessante, l'ha detta all'inizio della campagna elettorale, all'inizio a me mi aveva un po' stupito questa affermazione, però probabilmente ha ragione. Occorrerà partire dalla maggioranza che si forma in consiglio comunale, ma poi qualche cosa in più dovrà arrivare. Immaginate voi, no? Se vincono i grillini, 29 consiglieri comunali come premio di maggioranza. Posso dire preferenze ipotizzabile proprio, ma minime, allo 0, minime, 100 voti, 200 voti. Che cosa succederà? Perché vediamoci chiaro, io non voglio essere offensivo, però stiamo parlando di falliti che hanno trovato San Beppe Grillo per poter trovare un'occupazione politica. Di questo stiamo parlando, che saranno etero diretti dal blog, saranno telecomandati,
ci sarà il pulsante, tu fare questo, tu fare quell'altro. Io già, ma immagino io la scena quando li vedo, la prima seduta, allora saremo noi dell'opposizione, se hanno vinto loro, e loro che ci insulteranno, no? Diranno, ah, voi qui vi abbiamo sconfitto, e poi dopo, beh, mo facci vedere che sai fare. Prevedo il disastro, perché alla prima delibera che parlerà di come organizzare le Olimpiadi a Roma, che faranno? Diranno no, perché io sto ai temi che stanno dicendo in campagna elettorale, perché poi si sbrigheranno a assumersi al potere. Alla prima delibera che riguarderà lo stadio della Roma, che diranno di no? Alla prima delibera che riguarderà il prolungamento della metropolitana, diranno di no? Alle prime delibere di riassetto urbanistico della città, diranno di no? Alle prime delibere riguardanti l'AMA e ATAC, che diranno di no? Cioè, pensate un po' al casino che può succedere. Allora, in quel caso cosa accadrà? Ci saranno i puri che diranno di no. Poi ci saranno quelli che diventeranno nel frattempo impuri, che cercheranno di capire che la città va comunque governata, e chiederanno una mediazione a chi sta dall'altra parte. A Milano? Ecco, perché no, no, a Milano ha chiesto la mediazione. Allora, a questo punto, qualcuno deve dire che cosa succede. E siccome questo meccanismo è duplicabile, con minor danni, con qualunque coalizione, la prossima partita si svolgerà tutta nell'arena del Campidoglio. Quindi ha voglia di agli assessori a tempo determinato. Sarà il Consiglio a tempo determinato, perché sarà il Consiglio Comunale a rischiare di non poter andare avanti per le troppe pulsioni interne alle maggioranze che si formeranno. Ci vorrà qualcosa di più ampio. Io credo che quella previsione fatta da Marchini sia assolutamente veritiera. Ecco, io mi permetto di dire una cosa, che cioè chiunque vinca e sta con un risultato che, se proprio va tutto quanto bene, rappresenta il 30% degli elettori, ed ho una percentuale altissima, secondo me sarà molto più bassa proprio per i motivi che ricordavi te, si dovrebbe rendere conto che c'è un 70% dei cittadini di questa città che non l'ha votato. E di più. Sicuramente di più, sicuramente di più, ma poi ho detto, ammesso che addirittura fosse il 30%, cioè il 70% dei cittadini romani che non ti hanno votato, e dei quali non volerne tener conto anche nel dibattito preelettorale, è una cosa che lascia intendere. No, ma c'è un tasso di arroganza da questo punto di vista che è incredibile, perché le proposte dei vari candidati sindaco o sono troppo uguali o sono troppo radicalmente opposte. E comunque non tengono conto di quella che sarà la necessità di mediare programmaticamente, perché questa è una città che va ricostruita. Guardate, allora, io ho proposto, vediamo se ce l'ho appresso, perché lo voglio far vedere bene agli elettori e agli ascoltatori, io ho proposto questo simbolo, cioè questa non è la destra, io ho proposto agli elettori di votare lista Storace. E perché ho fatto questa scelta? Eccolo qua. Mettiamo, facciamo qui, rivedere, grazie. Mettiamo qua, così, anche con questo sponsor d'eccezione. Allora, perché ho proposto questo simbolo? Il mio nome dà il tema dell'identità politica, lo dà tutto, no? Diciamo, si conosce che sono di destra, grosso modo. Poi c'è accanto il simbolo del Colosseo sopra, che è il segno civico più importante di Roma, la sua storia, la sua cultura, il suo orizzonte. Nel momento in cui noi abbiamo fatto la scelta di non presentare la lista di partito, non l'apparato, ma le persone, è una svolta rispetto al passato, quando c'erano apparati famelici che mettevano le mani sulla città e decidevano di conquistare il potere. Ora, questa partita io credo che vada spiegata molto bene ai cittadini. Roma è stata distrutta dalle appartenenze politiche. A Roma ci sono stati troppi apparati. Guarda, io oggi stavo scherzando, mi sono scritto i nomi della giunta Meloni. E ho capito perché non li può presentare prima del voto, perché rischia di mettere quelli che governavano con Alemanno. E mi sono scritto i nomi della giunta Giachetti, e alcuni ho ritrovato in quelli che ha annunciato i nomi di Marino. Sì. Cioè, ma ancora... Ancora chi ha governato Roma? Marchini ha presentato una squadra molto più libera. Poi alcuni di quelli saranno in giunta, non ci saranno, però ha dato il senso di una ricerca nella società.
Scusate, approfitto a bere un po' d'acqua. Ti metto un po' d'acqua, prego. Il senso di questa ricerca nella società è necessario, perché altrimenti noi non diamo quella certezza di ricerca del futuro. Faccio un esempio, se posso. Mi sono segnato qui come prima parolina chiave lavoro. Della nostra trasmissione, la parola lavoro. Allora, cosa è successo ai candidati sindaci? Tutti fanno tutti la domanda ai giornalisti: quale sarà la prima cosa che farà per Roma? E c'è quello che si scervella sulle buche, quell'altro che si scervella sul cinema, quell'altro sui disabili, quell'altro sugli animali. Cioè, ognuno cerca di mettere una soluzione che sia più originale e far capire, ragazzi, arrivo io, voi vi sistemo. Marchini da qualche giorno a questa parte ha capito qual è la vera chiave per vincere a Roma. E sì, è una parola sola, lavoro. Perché è vero che ci chiedono ripulita sta città, lo spettacolo di questi giorni, oggettivamente, è pietoso e se volete ci torniamo. Ci chiedono liberateci dal traffico, un tema grande della mobilità, incentivare o no il trasporto pubblico o permettere a quello privato di circolare, insomma, delle questioni annose di questa città. La sicurezza. Il tema della criminalità, sicurezza, che è una grande questione. Però se non riparti dal lavoro, io posso raccontare la mia esperienza. Ogni giorno, se voi venite in ufficio da me, troverete una pila di curriculum enorme e che mi fa dispiacere dover ogni volta ricevere e mettere in fila. Io non ho fabbriche per poter sistemare la gente. Chiaro che ti dicono, anzi ti dicevano, se fa una telefonata o gli dici guarda che è reato fare la telefonata, perché ci si è messo pure questo. Oggi me lo raccontava Berlusconi giorni fa, ma ti rendi conto che non possiamo, dobbiamo perdere più tempo rispetto a prima, perché adesso ci si deve incontrare, perché se parli al telefono è che commetti un reato, ma può essere equivocata una frase, una parola, un concetto. E se io dico quella persona ha fatto domanda di lavoro da te, la puoi verificare, e il giudice arriva, tu gli stai imponendo di assumerlo, stai facendo voto di scambio, è roba da matti. Allora, che dicevo, il lavoro però. Allora, la grillina, la Raggi. Me lo dici dopo la telefonata? Sì, come no, come no, come no. Pronto? Sì. Prego, buongiorno. Buongiorno a lei. Pronto? Prego, prego. Sente? Sì, benissimo. Allora, anche se non è di pertinenza l'argomento di oggi, io volevo chiedere, approfitto che c'è la presenza dell'onorevole Storaci, per gli avvisi bonari della Regione Lazio. Premetto, io sono un invalido civile con un tesserino di esenzione a vita. Non capisco perché dal 2009 ad oggi mi è arrivato questo avviso bonario, non so poi che fine abbiano fatte queste lettere mandate a migliaia di persone. La ringrazio della cortesia. Grazie, grazie a lei. Prendiamo un'altra telefonata, poi ne parleremo. Pronto? Prego, è in onda. Pronto? Prego, buon pomeriggio. Pronto, mi sentite? Pronto? Sì, sì, prego. Buonasera. Mi chiamo Antonio. Prego Antonio, dica. Voglio fare i complimenti al signor Storace. Io sono di Cisterna di Latina. Quando lei decise di fare la Cisterna Valmontone, poi purtroppo finì il suo governatorato nel Lazio, e oltre alla Cisterna Valmontone anche i collegamenti con l'Abruzzo, eccetera, eccetera. Sono di Civitella Alfedina, quindi si figuri. Vado avanti. Allora le volevo dire, lei ha avuto queste grandi idee. Nessuno può capire cosa vuol dire un polo industriale, Cisterna, Latina, Pomezia, senza collegamenti autostradali. Senza collegamenti con le autostrade, mi correggo. Se lei parla un attimo con i camionisti si rende conto, ma lei si era reso conto di tutto. Poi purtroppo è arrivato a Marrazzo e non facciamo affermazioni inutili, lo sappiamo tutti.
Io quando lei andò via senti molto male, perché io leggevo tutti i giorni quello che erano i suoi provvedimenti di viabilità del Lazio, e non c'era una sola persona qui a Cisterna che non approvava tutto quello che lei aveva ideato, perché lei affronta i problemi, aveva affrontato il problema, l'aveva capito il problema. Ora non se ne parla più, nessuno più, tutto assieme sono spariti i problemi. Guardi, stiamo facendo vedere proprio un articolo di giornale qua, che ribadisce ancora di più quello che sta dicendo lei. Sì, prego. La domanda quando è rimasto solo, cioè, pensa alla viabilità, che è la cosa importante. Parlano. Grazie, comunque. Grazie, grazie, grazie a lei. Vabbè. Pronto? Ci sente in linea, prego. Pronto? Sì, buon pomeriggio. Buonasera a tutti, Mastro Rosato, onorevole Storace. Sono felice di vederlo per un'altra volta in televisione. Lei parlava del lavoro, onorevole Storace. Io vedo che vi interessate solo voi del lavoro, non ci interessano gli altri. Perché se non fate il lavoro non fate niente. Io vorrei sapere se queste persone hanno visto Berlusconi domenica, che ha detto no la verità, di più ha detto, e se questa gente si riesce a svegliarsi. Lei lo sa, onorevole Storace, lo so, la signora di Aprilia, con due figli disoccupati, onorevole Storace, disabile. Cioè, sta gente ancora non ha capito niente. Provi lei a chiamare Zingaretti. È tutto chiuso, tutto bloccato, non ti rispondono. Onorevole Storace, io gli faccio tanti auguri e mi dispiace solo di non stare a Roma. La ringrazio molto. Grazie, no, Roma, grazie vai. Signora dell'intervento. Allora, ascoltiamo cosa c'è. C'è una telefonata, fare. Forse, vedo? Sì, finiamo il giro allora. Pronto? Pronto? Abbiamo fatto prego. Una lunga premessa. Pronto, buonasera. Buonasera. A lei. Volevo sapere dal presidente Storace, io già ultimamente, quando era stato presente in questa trasmissione, già gli avevo formulato una domanda. Io vorrei sapere, perché di tutti i candidati, noi ieri su Rai 3 abbiamo visto il confronto tra la Meloni, Marchini e il candidato del PD, poi nel pomeriggio abbiamo visto Berlusconi, non abbiamo sentito parlare di tutto il commercio abusivo che c'è, ma quando camminano per le strade, ma che hanno i paraocchi? Ma l'economia romana, l'economia italiana, ma dove è andata a finire? Vogliamo parlare dell'Esquilino, di tutti quei negozi di cinesi che sono coperture per la mafia? È un argomento tabù. Allora che noi maliziosi possiamo pensare che ci sono degli accordi con la mafia? Perché non è possibile, ma questi negozi che vendono frutta, verdura, di questi extracomunitari, ma sono messi in regola? Pagano le tasse, ma questa è un'offesa per noi italiani, è una mortificazione. Queste cose non vanno bene, nessuno ne parla di questa cosa. Guardi signora, allora, le leggo un pezzo. Che non aprono più negozi italiani, abbiamo blessate con le sarande abbassate. Lei, Storace, l'altra volta ha detto manderemo i vigili. No, qui non ci servono i vigili. Qui ci servono i militari, non ci servono i vigili hanno paura, i vigili non scendono neanche dalle macchine per fare contravvenzioni. C'è un degrado pazzesco, c'è una delinquenza pazzesca, qui ci vogliono controlli a tappeto. Quando i politici si metteranno in testa di fare questo lavoro, allora forse andremo a votare. La ringrazio, buon lavoro, buonasera. Grazie, grazie a lei. Leggiamo un piccolo pezzo del programma suo che ha dato gentilmente a Marchini. Difesa del piccolo e medio commercio e delle imprese di ristorazione. Allora, già questo risponde un po' alla signora. No? Voglio dire alcune cose. Innanzitutto, signora, mi raccomando, vada a votare per me e per Marchini, perché sennò rischiamo di frantumare ogni possibilità di ripresa.
quattro risposte alle cinque telefonate, due erano lo stesso argomento. Anzitutto l'avviso bonario, e questa è una cosa incredibile che ha deciso Zingaretti, ha preso di petto tantissime decine di migliaia di famiglie romane per fatti risalenti al 2009. È chiaro che se uno è stato favorito deve pagare, però ha scatenato l'inferno nelle case. Se questo ascoltatore mi scrive, magari sul messenger di Facebook o una mail alla regione, potrò essere più preciso sul suo caso. Per quanto riguarda le altre questioni, il polo industriale di Latina senza collegamenti, ringrazio l'ascoltatore che l'ha ricordato, è stata oggettivamente un'esigenza del territorio e ancora oggi, sai cosa succede? Non solo c'è questa roba della Civitavecchia, Orte, che tanto non si parla manco quella, ma la pontina parla del dimenticatoio, come avete scritto, perché ogni volta che si parla della Roma Latina, in consiglio regionale a Pisana c'è lo psicodramma a sinistra, Cossella e qualche consigliere del PD di Latina che si inquietano, mentre un pezzo di maggioranza sta schierata col centrodestra, perché i grillini stanno contro l'infrastruttura Latina, e riusciamo a far passare di pochi voti un progetto che si ricollega esattamente a quello che volevo io allora. Purtroppo, il corridoio di Regno. Esatto, quando c'è il centro-sinistra è sempre un gran casino queste cose. Lavoro, non fate nulla, commercio abusivo. Ecco, io voglio ricordare a questi ascoltatori alcuni dei punti qualificanti con cui la lista Storace ha fatto l'accordo con Marchini, che l'ha sottoscritto. Allora, chi può portare lavoro a Roma? Le imprese. Perché non portano lavoro a Roma? Perché ci sono gli ostacoli. Sono legislativi, sono fiscali, sono burocratici, sono legati alla formazione. Dare più poteri a Roma e poteri alla regione significa tentare di superare i mille ostacoli. Nel frattempo cosa si deve fare? Piani urbanistici nelle periferie. Io vorrei periferie a Roma in cui ci fossero teatri, cinema, accanto agli impianti sportivi, accanto alle parrocchie, cioè 20 città nella città, 15 città secondo i municipi. Mi è capitato di sentir dire dalle persone della periferia: oggi vado a Roma. Ma perché non stai a Roma? E questo è un grande problema. Abbiamo, lo ricordavi tu, la questione del commercio. Cito testualmente: rilancio della social car comunale per aumentare i consumi, difesa del piccolo e medio commercio e delle imprese di ristorazione, ripensamento della Bolkestein per il commercio ambulante e per gli stabilimenti balneari. Il cittadino non è tenuto a sapere cos'è la Bolkestein. Gli ambulanti sì, i balneari sì, e sono quelli che saranno massacrati dalla direttiva europea se non c'è un ripensamento che abbiamo chiesto e ottenuto, almeno in termini di principio e di esposizione programmatica, dal nostro candidato sindaco. Poi certo, lotta all'abusivismo, quello sta nel programma generale, ma i vigili che ci hanno paura, sono pochi. Se pensiamo che mancano 3.000 vigili urbani a Roma perché Marina ha bloccato i concorsi, e 3.000 vigili urbani vuol dire averne altri 200 per ciascuno dei 15 municipi, che nei tre turni sono 60 persone. Ognuno deve capire quanto è grave la carenza di organico. Anche qui il lavoro da cosa passa? Da un efficientamento della pubblica amministrazione. Per questo bisogna sbloccare i concorsi che sono stati vinti, questo anche nel nome della meritocrazia, perché se a uno gli ha detto c'è un concorso, studia, se lo vinci viene assunto, poi devi mantenere la parola. E questo non è accaduto. E se la macchina amministrativa è fatta da gente vecchia di mentalità, non ci sono nuove leve, è chiaro che non si fermerà tutto. Viviana, prego, la domanda, poi prendiamo... Sì, è una domanda che completa il giro di chiamate in realtà arrivate nei giorni scorsi sul programma di Marchini, quindi focalizzata sul candidato sindaco che lei sostiene. Ne abbiamo parlato anche col presidente Berlusconi e c'era il focus sull'individuazione di 150 quartieri da affidare a dei referenti di zona che poi avrebbero interloquito con i cittadini e con i municipi. Ora, molti cittadini si sono chiesti in che modo siano stati individuati questi 150 quartieri e quale sarà poi nello specifico il ruolo di questi referenti. Allora, i 150 quartieri sono quelli che ci offre la storia di questa città, poi anche i quartieri di nuova urbanizzazione. E 15 municipi contengono a loro volta all'interno i quartieri. E quindi sono stati censiti questi 150, possono essere 140 o 160, ma quello si vedrà nel completamento della macchina amministrativa. Poi cosa dice Marchini? Dice che dobbiamo mettere dei referenti comunali, dipendenti, in alcuni casi dirigenti, che diventano gli interlocutori privilegiati tra il cittadino e l'amministrazione comunale. C'è una strada importante, via Appia, ci dovrà essere un referente. Perché poi il sindaco non è che può sapere tutto,
l'amministrazione può anche non sapere tutto, non è detto che il municipio le cose che sa le faccia, e allora c'è bisogno intanto di essere informati, poi se è la competenza del municipio quella di risolvere quel problema, il sindaco e il presidente del municipio mi hanno segnalato questa questione, però diventa un modello di partecipazione che è necessario soprattutto quando si verifica quello che ho denunciato poc'anzi, cioè un basso livello di rappresentanza sociale del nuovo sindaco. Questa proposta di Marchini a maggior ragione è la più importante, proprio perché tra poca gente andrà a votare. Tu comunque la devi far partecipare al gioco democratico, al gioco istituzionale, devi dargli un riferimento, perché allora sì, quel 90% che ti guarda di traverso perché non ti ha votato diventerà l'80%, il 70%, il 50%, perché sa che la sua opinione conta. Mastro Rosato voleva aggiungere sì, qualcosa alla mia telefonata, pronto? Prego, è in onda. Sì. Sì. Buon pomeriggio. Posso parlare? Certo, prego. Senta, io buon pomeriggio a voi e a tutti e complimenti per la trasmissione. Grazie. Mi chiamo Giancarlo. Giancarlo. Io sono una persona che ho iniziato con l'Alleanza Nazionale. Essendo una persona che dà una mano in erba per quanto riguarda i voti, eccetera. Ma sempre nell'ombra sono stato. Amico di Fini. Di Fini all'inizio, eccetera. E l'ho seguito fino a arrivare alla fusione dei due partiti. Perché l'Alleanza Nazionale era un po' offuscato da Forza Italia, eccetera. E poi lei, Sorace, lo sa. Quindi a questo punto ho visto che tutti i passi che ha fatto erano passi positivi. Dopodiché è cominciato la Cina. E da lì ho capito che la persona era negativa. Non l'ultimo quando ha fatto quell'azione di staccarsi, di fare tutte quelle menate che ha fatto. Quindi quando lo vedo ora chiaramente, quale operazione sentirà, eccetera, di fare tutte le menate. Mi fa anche un po', diciamo, un po' pena, diciamo così, via, per non dire altro. E io ho continuato a non dare più il voto a Forza Italia. E quindi ho seguito quella via lì, che poi è andata come è andata. Di conseguenza, arrivato a questo punto, visto che anche Forza Italia ha fatto quelle... Però arrivi alla domanda, che abbiamo altre telefonate. E quindi io vorrei chiarire un discorso nei suoi confronti. Lei è stato bravissimo quando è stato il paciere della situazione, ha detto mettetevi d'accordo sulle teste, perché io come cittadino e votante non sapevo più a che votare. Ma con le sue parole, con il suo discorso, eccetera, mi ha dato una certa forza per continuare. A questo punto ora mi rendo conto che so dove mettere le mani. Meno male, grazie dell'intervento. Pronto? Prego, in onda, l'ascoltiamo. Pronto, buongiorno. A lei, prego. Buongiorno anche al signor Sorace. Buongiorno. Signor Sorace, ma gliene dico una, guardi che è roba da svenimento. Una mia amica deve fare un'analisi all'addome, un'ecografia. Dovini dove gli hanno dato l'appuntamento a praticamente tra un anno, a aprile dell'altro anno, vicino a Gaeta. Ma di dov'è questa signora? Vicino a Gaeta. Lei di dov'è questa signora? È qui, è di Roma, qui. Io l'hanno potuto parlare a Gaeta. Qui abita qui la Garbatella. È roba da pazzi. Ecco. Gli dicono un'altra. Sti povere donne che hanno figli disabili e dentro tipo Don Guanella, tipo altri istituti, se stanno levando il pane per pagare la retta a questi ragazzi che non li possono tenere a casa, perché le madri sono anziane. Ma io dico, ma Zingaretti si sta rendendo conto di che cosa sta facendo a Roma? Eh?
Non parliamo poi del CUP, che è una cosa allucinante, appuntamenti per mesi, mesi e mesi. La gente così va tutta in tramenia. Una mia amica per operarsi all'anca, perché non ce la faceva più, è dovuta andare privata, perché sa quando la operavano? Fra sei mesi lei non camminava più, ha dovuto spendere 8.000 euro all'ospedale per intramenia. Io dico, ma un po' di dignità, ma dove ce l'ha Zingaretti? Ma solo a tagliare i nastri. L'unico che ha fatto, che ha dato lavoro è stato lei dentro alla regione. Ha fatto gli ospedali, ha fatto tutte le spiagge, le strade. E poi in più l'hanno pure incolpato per levarselo da mezzo. Ma io dico, ma un po' di... Dico, che cosa ha detto Berlusconi ieri? Che ci vuole il poliziotto di quartiere, quello che avevo detto io pochi giorni fa. Vigili urbani, ogni quartiere deve avere un punto di riferimento, perché non lo sa quello che succede all'altra parte. Questo, chi ci metti? 5 Stelle, che questa non sa fa più 2 più 2, ma chi ci metti? Quell'altro, ci sono 30 anni che stanno qui a Roma, quelli della sinistra, che cosa hanno fatto? Io mi domando questo, almeno Marchini almeno conosce Roma, perché è romano, io non lo amo molto, però conosce Roma e devi dare lavoro ai ragazzi. Lo sai che stanno tutti a scappare, vanno tutti a Londra, in Germania, e noi ci dobbiamo subire i stranieri qui che dobbiamo mantenere dalla mattina alla sera in albergo e butto pure a mangiare. E sono arrivati altri, dobbiamo mantenere loro. Ma di che cosa stiamo parlando? Ma li fanno venire qui apposta, perché siccome la sinistra c'ha tutti i supermercati di tutta Italia, e lì questi devono mangiare, allora lui vende. Questo non si rende conto la gente. Ma non lo capisco, chi ci mettiamo? Che la sinistra 30 anni so che governa Roma, e che cosa ha fatto? Dice che non l'immondizia tutto, perché? Perché non l'ha vista il tempo indietro, che almeno le mani un po' pulite le strade erano, mica dico tanto, ma pochetto. Ma io questo mi domando, ma si renderanno conto la gente che devono andare a votare? Io non vorrei andare a votare, perché se va sulla sinistra abbiamo finito ad accampare, in 3 anni ha distrutto Roma. Va bene, signore, va bene. Chiarissimo l'intervento. Poi abbiamo tutti ad andare a votare, è un nostro diritto. Ha detto una serie di cose che portano a dire vado a votare. Prendiamo un'altra telefonata, poi commento a Storace. Cioè, pronto? Prego, in onda. Mi meraviglio che lei, signorina, è cascata nello stesso trabocchetto del fatto di Marchini con la persona che voleva mettere in ciascun quartiere. Il signore che doveva andare nel quartiere era un impiegato, un funzionario dirigente, però, ascolti, come ha detto bene. Ascolti un attimo, ma ascolta un attimo. Preferente per no, non ascolti. La signorina ha fatto una domanda che viene sollecitata peraltro da più telespettatori, quindi era doveroso fare la domanda, non che dice. Era anche giusto dare a Storace la possibilità di spiegare, perché è qui andiamo proprio. Non capire questo vuol dire proprio non capire niente della politica, purtroppo. Come purtroppo vedo tutti i giorni. Grazie. Grazie a lei. Siccome è un noto telespettatore che chiama spesso ed è anche una carissima persona, e lui si deve rendere conto che ognuno fa il mestiere suo, il mestiere nostro è quello di fare domande, no? E poi chi sta qui ha la capacità, la voglia di rispondere, insomma. Pronto? No, parliamo un attimo con Storace. È qui, prego, può parlare. Agli ordini. Pronto? Sì, è qui l'onorevole Storace, può parlare, l'ascolta. Io sono sempre quello della tabella, Sono 2 anni che hanno elevato la tabella della Russia e non se ne parla. Sono venuto, ho fatto 46 fax, ho fatto tutto, ma non se ne parla. Ma questo è qui, sono venuti abbandonati. Glielo spiego io che il signore ha parlato al telefono qualche giorno. La tabella l'ha elevata, non se ne mette più. Adesso Sara gli spiega che cosa vuol dire. Non c'è più e quindi si lamenta perché non sanno mai quando passa l'autobus, se passa.
E poi questo è successo. Sì, sì. Esatto. E poi il signore aveva anche un problema con le famose lettere della regione che gli hanno mandato, dice non ho pagato, io adesso sì, devo pagare. Gli avvisi bonari, sono quelli. Gli avvisi bonari. Risposto prima. Sì, sì. Allora, dico due cose, così almeno... Rispondo a qualche domanda, sennò poi magari ne perdiamo qualcuna, prego. Sono scandalizzato come la signora che ha risposto, che ha fatto la domanda prima, quella che poi ha dimostrato come si amministra, sull'ecografia all'addome fra un anno a Gaeta, credo che sia scandaloso, e lo dico pacatamente che Zingaretti si dovrebbe vergognare. Tra l'altro, sempre a proposito di sanità, stamattina c'è stata la protesta dei malati del CPO di Ostia. Sono malati gravissimi, paraplegici, con malattie terribili, che hanno scelto un incidente o è successo qualcosa del genere, e stanno tagliando la degenza un po' alla volta. Pensate che a Ostia si chiuderanno per ferie i reparti d'estate. Ovviamente c'è stata la protesta, ci sono stati anche i nostri esponenti, la nostra candidata Alessandra Attili. Ieri io c'ero andato, ho raccolto la loro disperazione, un grido d'allarme. Io credo che questa roba non funzioni. Sulla sanità bisogna rifare la rivoluzione. Non va più bene tutta quella serie di ciance che racconta di Frottola, che racconta Zingaretti, e bisogna intervenire seriamente. Ringrazio Giancarlo per le cose che ha detto. Se permettete, voglio spiegare anche a Giancarlo come deve fare se davvero mi vuole votare. Noi avremo la scheda azzurra, quella per il comune, che va aperta ovviamente. In alto a destra troveremo il simbolo della lista Storace. Una volta c'era a sinistra, in alto a sinistra, vota comunista, invece in alto a destra vota Storace, e si potranno mettere due preferenze, una maschile e una femminile. Chi mi vuole in consiglio comunale dovrà scrivere Storace sulla scheda, perché non basta che sia nel simbolo. Andiamo avanti con le telefonate. Pronto? Pronto, buonasera. A lei, prego. Allora, vorrei fare questa domanda. Che differenza c'è tra gli ordini della Casaleggio e il voto di fiducia con il quale in questo paese da 20 anni viene governato? Perché in fin dei conti il voto di fiducia non è altro che la soppressione della democrazia, del dibattito e del voto dei cittadini. Eppure nessuno si scandalizza, si continua ad andare avanti così, e sono 20 anni. Buonasera. Buonasera a lei. Pronto? È in onda, prego. Buonasera. Buonasera a lei. Ecco, volevo parlare con Francesco Storace. Sì. Eccomi. Sì, allora, prego, può fare Francesco, la domanda. Francesco, io sono Vitale. Quello che è venuto a Torre Angela a casa. Come per no, sono a casa sua, certo. Bravo, bravo. E c'era la signora e suo figlio. Ho avuto incontro con Marchini. Ecco, onorato, bravo, bravo, sto lavorando come un matto per lei, per Marchini, per onorato. Io lo dissi, io sono di una fazione soltanto, va bene? Ho avuto anche contatto con Beccarini, quello che riconosce. Allora, molte persone, molti anziani di qua, dalla periferia, mi stanno dicendo, sempre a chiedere, Vitale, ma chi ci ha dato le licenze a tutti questi ortofrutticoli che ci stanno avvelenando? Egiziani, marocchini, la roba italiana, non si sente più odore nelle case. Come odori che vengono, non so da quanto dovevo, il melone, proprio tutto guasto. Ecco. Perché non mandano in assa a verificare su questi costi qua, un controllo? Ci stiamo ammalando veramente, veramente. Cioè, l'odore del minestrone non esiste più in casa. Il ragù, non si sente più niente. Ecco, grazie, questo qua, a nome di tante donne che io ho avuto contatto. Va bene, adesso ne parliamo, onorevole, sì. Pronto? Prendo l'ultima telefonata, poi faccio rispondere a tutte le domande. Pronto? Pronto? Prego. Senta, vorrei fare una domanda all'onorevole Storace. Eccomi. Sì.
Io volevo sapere che cosa ne pensa che ogni candidato sindaco parla sempre della vendita delle case ATER. Grazie. Parla sempre? Non abbiamo capito la domanda, ho capito solo case ATER. Ah, della vendita, non avevamo capito. Pronto? Pronto? Prego. Buonasera, no. Buonasera. A lei. Senta, onorevole Storaggio, diciamo, noi oggi paghiamo una tassa regionale, penso che non paga nessuno in Italia. Ogni tanto si sentono questi finanziamenti che fa la regione a destra e a sinistra, ma i soldi dove li prende? Ma la gente si è stancata di pagare tutti questi soldi. Diciamo i 150 persone che dovrebbero essere Marchini, che ci dà anche l'alloggio? Ma che c'è? Perché una volta c'erano i comitati di quartiere, diciamo, che facevano le proposte in base alle esigenze della gente. Oggi questi comitati non figurano più, non esistono, perché poi il comitato può essere di destra o di sinistra. Interessante che porta le stanze effettive della gente. Cioè, queste sono le cose vere. Poi il fatto di votare, ormai diciamo, destra e sinistra non esiste più. Oggi si stava giù fa l'aria che tira fra la Meli e la Mussolini, non sapevano che aria prendere tutte e due contro i 5 Stelle, voracci che non stavano in studio. Non stanno in studio qua perché voglio dire l'ultima settimana almeno un po' anche delle persone. E beh, Borelli, no, ci sono perché non ci vogliono stare, non perché non li invitano, Se vuole no, sto dicendo trasmissione a livello nazionale. Ma li invitano questa settimana, dovrebbe avere un po' di coerenza. Sì, però le invitano anche alle trasmissioni a livello nazionale, sono loro che non partecipano. Stanno là 10 minuti e poi. No, non ho capito Borelli. L'ultima frase. Allora, se però, vuole gli faccio vedere la lettera. No, le invitano. Scusa un attimo. Le Borelli. Faccio vedere la lettera che abbiamo mandato all'avvocato Raggi, dandogli giornate disponibili per essere da sola in trasmissione. No. Cortesemente non ci ha neanche risposto, nonostante diverse telefonate. No, lui diceva che non li invitano le trasmissioni a livello nazionale. A livello nazionale li invitano. Però li invitano e non ci vanno, non vanno in nessuna rete anche a livello nazionale. Forse vanno da una rete, vanno, sì, poi non so se posso fare il nome o no, però ci vanno. Ho visto la Raggi alla 7 poche sere fa. Sì, e Sky qualche volta ha l'onore di avere la loro presenza. Comunque andiamo avanti con le telefonate, pronto? Sento, buon pomeriggio. A lei, prego. Allora, Storace, io sono romana di Roma, Storace, mi devi fare due promesse. Primo, da lunedì in poi, mi raccomando, quando dovete fare o gli appalti o i bandi, guardate bene a chi li date, no, la gente che scavalca e poi va tutto in palla. Primo. E secondo, prima che mi opero, da lunedì mi fa incontrare Berlusconi, io voglio dare un bel bacio prima che mi apra. Va bene, grazie. E poi terza cosa, Sorace, quando andate avanti, le case tutte quante vedete a chi le vedete da, no che va via vecchietta o quello sta prima amico da amico, quello gli dà e quella sta dietro, perché dopo le cose escono fuori. Quindi per perché so che voi siete regolari, fate tutto bello preciso. In bocca al lupo e grazie. Grazie allora, a lei. Allora, possiamo un po' di risposte? Sì, certo. Dunque, partiamo proprio dalla trasparenza, dalla legalità. Sì, su appalti e legalità, diciamo, sono il tallone d'Achille dell'amministrazione. È evidente che ci vuole una serie di rivoluzioni anche in questo settore. Noi abbiamo scritto trasparenza, lotta alla corruzione con la centrale unica degli appalti. Troppi centri di spesa, troppe stazioni appaltanti hanno favorito la corruzione per l'assenza di controlli. Invece gli appalti vanno dati in collaborazione con l'autorità anticorruzione, almeno una scelta di dirigenti e criteri. Poi va fatto anche altro. E sui criteri io credo che noi dobbiamo fare, ma in questo caso parliamo di case popolari, ma vale anche per i servizi sociali, va rappresentato
il titolo di preferenza la nazionalità italiana con un punteggio aggiuntivo rispetto a quelli attuali, in modo che anche chi vive qui da tanto tempo possa accedere a quel tipo di servizio. Berlusconi glielo faccio baciare appena possibile, io bacetto come a me, però, perché questo, diciamo, è un ricatto che faccio io alla signora. Poi le altre questioni. Allora, chi ha telefonato prima lamentandosi dell'assenza dei grillini in televisione deve rivolgere a loro la domanda, perché loro rifiutano di confrontarsi con gli altri e questo non è un bene. Sul lavoro, sulle tasse che paghiamo, ci sono quelle regionali, poi sono quelle comunali, ci sono quelle statali. È qualcosa di incredibile e ha fatto bene Marchini a dire che si possono ridurre aumentando la capacità di riscossione delle entrate per chi non le paga e le deve cominciare a pagare. Non ho capito quale candidato sindaco fa riferimento alla vendita delle case Ater. Cioè, è evidente che chi può vendere case Ater si deve preoccupare che le venda agli inquilini. Non può pensare di vendere le case Ater sfrattando gli inquilini, perché sarebbe una bestialità dal punto di vista sociale. Noi piuttosto stiamo lavorando a un programma di mutuo sociale che eviti che il cittadino debba andare in banca per poter ottenere il mutuo, ma ci deve pensare direttamente il comune su terreni pubblici, appostando le relative risorse per poter garantire interventi concreti in questa materia. Ringrazio l'ascoltatore di Torre Angela, Vitale, ci sono andato in effetti a trovarlo dopo un po' di appuntamenti che ci eravamo presi in televisione, sono andato a prendere un bel caffè, lui, la moglie e il figlio. È chiaro che anche in quei quartieri, io ci sono stato a Torre Maura più volte, ho fatto due manifestazioni, l'ultima anche recentemente con tantissima gente. E poi la cosa curiosa che mi è capitata è che quando sono arrivato ero lì per un candidato. E poi c'era un altro candidato della mia lista, ho detto ma che sia la stessa manifestazione? No, sta un altro di là. Cioè questo significa che c'è una mobilitazione effettiva sul territorio che mi fa ben sperare per il risultato della nostra lista. Infine l'ultima, ecco, se magari anche Vitale ci dà il voto a noi ci fa piacere. Poi il voto di fiducia ha detto la prima persona che aveva chiamato in questo tour di telefonate. Allora, il voto di fiducia è sicuramente un presidio a livello parlamentare per i governi, poi è diventato un abuso. Io sono un presidenzialista convinto, per me il voto di fiducia è quello popolare, quello che dà il cittadino al momento dell'elezione del vertice di governo. Renzi, che non è stato eletto da nessun cittadino, abusa del voto di fiducia praticamente su ogni legge. Io credo che su questo gli italiani debbano fare una bella riflessione. Stiamo vivendo una situazione addirittura simile a quella dei regimi, perché c'è una Camera eletta con una legge dichiarata incostituzionale in cui il Presidente del Consiglio va avanti grazie ai voti di un premio di maggioranza che è stato dichiarato incostituzionale. Ci fa anche le riforme della Costituzione. Guardate, stiamo passando uno dei periodi più bui dal punto di vista del rispetto delle regole della democrazia. Prendiamo una telefonata. Mi permetti di aggiungere una cosa? Se poi l'assimilazione casaleggio voto di fiducia, allora niente di nuovo, cioè significa che quello che era il meccanismo dei vecchi partiti viene ripetuto anche da questo nuovo movimento in tutte le sue forme più distorcenti e distorte. E i vecchi partiti, se non altro, facevano i congressi, no, si votavano, la classe dirigente, comunque decideva il territorio. E poi decideva, cioè, il territorio. Non c'era il RAS milanese che decideva su Roma. Era casomai il RAS romano che decideva su Roma. Adesso è qualcosa di incredibile. Una telefonata. Beh, insomma, pensate voi, no? Una cosa che sta succedendo. La candidatura a Bertolaso, perché per me è un bene che non ci sia, perché era a rischio. Ma vi pare che la fa saltare uno di Milano? Salvini? Cioè tutto sto meccanismo è stato determinato da Salvini, che poi addirittura alle primarie della Lega aveva fatto vincere Marchini. E poi Marchini non va più bene. La sclerosi. Cioè, ma c'è stato un milanese che ha giocato al rimpiattino con Roma. E mi dispiace che la Meloni si sia prestata al gioco. Perché se la Meloni avesse fatto quello che ho fatto io, rinunciare alla candidatura, come ha fatto anche Bertolaso, rinunciare alla candidatura, vincevamo al primo turno questa partita con Marchini. E invece l'egoismo di partito, determinato dal milanese Salvini, ha comportato questo rischio di non riuscire ad arrivare al ballottaggio. È una follia. Pronto?
ci sente, prego. Pronto, buonasera. Io volevo porre un quesito relativo alle multe. Faccio l'esempio personale. Io ho ricevuto una multa dal comune di Fiumicino al ponte della Scafa, la multa l'ho pagata regolarmente ed Equitalia mi ha mandato comunque una cartella di pagamento. Ora il problema è che qui c'è un terzo che è Equitalia, cioè Equitalia non è l'ente creditore, e allora quando io vado là Equitalia praticamente mi dice: a me non mi interessa che tu l'hai pagata, a me tu mi devi dare i soldi, poi fai ricorso. Allora io chiedevo questo, ma sarebbe possibile, ora non so se ci sono delle leggi nazionali che non lo rendano possibile, sarebbe possibile per il Comune di Roma, per il futuro sindaco di Roma, poter istituire un ufficio dove il Comune riscuote personalmente, diciamo direttamente, le multe, così che ci sarebbe forse meno spese, perché Equitalia non ci guadagnerebbe sopra, è un servizio senz'altro più snello, perché il comune, quando io vado dai vigili e gli dico: guarda, io la multa l'ho pagata, loro, non c'è un terzo, il rapporto è diretto, possono verificare immediatamente. Ecco, questa era la prima domanda. Poi volevo far presente una cosa, questa riguarda a livello nazionale, delle promesse che fa questo governo. Io ho un figlio che fa il vigile del fuoco, è discontinuo, è precario, quindi lui lavora un mese sì e due no. Ha lavorato l'anno scorso, no? E quindi ha ricevuto parte di quegli 80 euro che sono stati promessi. Adesso che non lavora, perché è precario in questo momento, no? Gliel'hanno richiesto indietro. Non so qual è il meccanismo, presentando il 7.30 gli deve ridare questi soldi. Ed è disoccupato. Cioè, per telefono fanno i lanci pubblicitari, gli spot, e poi invece i soldi, invece di darteli, ti richiedono indietro. Ecco, la ringrazio. Grazie, grazie a lei. Pronto? Ci sente in onda, prego. Pronto? Sì, buon pomeriggio. Buongiorno a tutti, buongiorno, buongiorno. Marco Rosato. Buongiorno, scusi, io ripeto sempre la stessa cosa. Visto che c'è Storace, che conosco molto bene, la signora delle medaglie d'oro, comunque, per quanto riguarda il commercio, finalmente il signor Vitali ha toccato questo tasto veramente incredibile. Allora, tanto lei passa lì, no? E al numero 40 c'è un call center. Si sono preso tutto il quartiere vicino a Prati. Lei calcoli che in un anno sono già entrate 8 famiglie. Non arrivano solo dal mare, Storace, capito? Comunque, lei la conosco molto bene, perché io avevo il negozio lì. No, lei non è venuta, è venuta sua moglie, è venuto Arci, gran brava persona, ma ho favorito tutti di voi. Accompagnavo la signora Voglieri di via dei giornalisti ai comizi che facevate voi. Però, Storace, io gli ho chiesto tante volte, ho lasciato il numero alle signorine se potevo aprire. Purtroppo adesso non si fa più il tempo, un gazebo a Piazzale degli Eroi, perché sono molto conosciuta anche per persona onesta. Sono una vostra elettrice, però qualche volta per noi persone anziane, ho quasi 80 anni, 50 anni di contributi e 56 anni in commercio. E non fate niente, perché ho discusso anche, e poi quello che ha detto prima della Meloni è veramente incredibile quello che ha fatto. Ho bisticciato, non c'è un numero di telefono dove una si può rivolgere, Facebook, quello, quello e quello. A casa mia ce ne sono due dei computer, mio figlio ci lavora, ma non ci posso fare, anche se potrei anche impararmi. Io la ringrazio tanto e la voterò senz'altro, ma spero che, perché lei è tra questi qui, è la persona più onesta che c'è. Grazie a lei. Andiamo in pubblicità e poi rispondiamo alle due domande. Pronto? Prego.
Non sei solo, contattaci ai numeri 0696 71682 o 349 8398 187. Bancastop.com. Noi tu contro loro, uniti possiamo vincere. Di nuovo in studio, il dottor Massaro Rosato vuole fare una domanda, prego. Con prudenza. Con prudenza. Ti davo partiti dal lavoro. Ma una domanda che, diciamo così, è una sorta di combinato disposto di diverse cose. Partendo dall'ATAC legata al problema del lavoro, dei sindacati, di quello che sta succedendo in questi giorni con il direttore generale che addirittura è stato costretto a denunciare la Procura della Repubblica il comportamento sindacale di alcune sindacali importanti, per denunciando che cosa? L'abuso di permessi, di ore di lavoro, con un riscontro dal punto di vista occupazionale, quindi delle ore di lavoro, e economico incredibile, cioè sono numeri veramente importanti. A tutto questo aggiungiamoci pure la necessità che lì vengano tagliati stipendi che sono veramente faraonici sotto tutti i punti di vista, le assunzioni inopportune o inadeguate rispetto al fabbisogno. Ecco, tutta questa cosa, chi la vede per esempio dal mondo che è in attesa di lavoro, qual è la risposta che gli possiamo dare? Intanto la rabbia. La rabbia perché sacche di clientelismo e di privilegio che vanno avanti da 20-30 anni. Non stiamo scoprendo l'acqua calda. Si è tentata un'operazione maldestra di attribuire tutto a una parte, quando in realtà il clientelismo in queste aziende si è diffuso davvero per tantissimi, per molti decenni. Allora, la risposta che si può dare a queste persone, qui sta fuori. A chi sta fuori devi garantire innanzitutto efficienza della macchina, perché comunque quel cittadino che sta fuori dovrà andare, spero, a lavorare da qualche parte. E bisogno, vorrebbe l'autobus che arriva in orario. Vorrebbe anche l'autobus in orario, con la cartella, con gli orari. Non la sapevo sta cosa, sì, la voglio verificare, sì, sì. Perché è incredibile che gli levi pure, ma forse per non far controllare il cittadino. È probabile. Che serve, non come diceva quel signore, i 150 famosi, scusate la parentesi, poi torno, non è vero gli dai l'alloggio, questa è una sciocchezza che uno sta dicendo. Sono dipendenti del comune a cui gli dai qualcosa da fare. Cioè, ma a me sembra l'ABC questo, e meno male che ha detto Marchini, perché sembra che non si debba far fare nulla. Allora, stavamo dicendo, va bonificato il mondo delle partecipate. È chiaro che se ci sono sacche di spreco, queste ci possono più stare. E questa è la guerra che andrà fatta. Questo direttore sta denunciando tutto quello che va denunciato o solo un pezzo? Questo è il dubbio che ho io, perché poi magari c'era qualcun altro che si avvantaggerà. Spero che comunque si possa andare a verificare le carte lunedì prossimo o fra due settimane, quando gli darà il turno di ballottaggio, perché sul mondo delle partecipate è chiaro che andrà fatta piazza pulita di tutto quello che non va. Le denunce le leggiamo anche noi. Poi spero che siano sostanziate dai fatti, perché tante volte si è anche gettato, no? Non è che mo, i sindacati sicuramente hanno le loro responsabilità, però il pesce puzza sempre dalla testa, eh? E quindi non dimentichiamolo mai. Le due domande che mi hanno fatto, la signora chiedeva alla fine perché azzebba Piazza degli Eroi, in realtà è che poi tutto questo dipende, signora, dalla coincidenza di richieste dei vari gruppi politici, perché c'è un protocollo presso la prefettura e probabilmente non ne hanno potuto rispondere perché magari c'erano altri che hanno fatto domanda al posto nostro, il che non vuol dire che quando fanno la domanda poi mettono il gazebo, spesso si fa la domanda per impedire poi mettere l'altro, perché ci stanno i vari trucchetti della politica che purtroppo ogni tanto accadono. Le multe di Equitalia. Allora, Alemanno aveva tentato di ragionare con Equiroma, cioè fare in proprio quel lavoro che fa Equitalia. La cosa più scandalosa però, che bisogna evitare sia che in proprio sia che in esterno, è quello che è successo a questo ascoltatore. Cioè, ma come, io ho pagato e tu mi rimandi la cartella su quello che io ho pagato. Ecco, quando si verifica una cosa di queste, io multerei Equitalia. Cioè, sei tu che devi rifondere il cittadino, mi stai facendo perdere tempo. Io ho visto, a un certo punto, a me è successa una cosa curiosa, ho visto che dal comune stanno partendo, ad esempio, le multe per manifesti, che non si sa chi ha fatto affliggere, ma le mandano a casa, me l'hanno detto alcuni candidati della lista, dei candidati. A che titolo? Non si capisce perché. E tutto questo comporta confusione attorno ai diritti.
e i doveri che poi ha il cittadino che viene multato. Onorevole, abbiamo due telefonate in attesa. Pronto? Ci sente in onda, prego. Pronto? Prego, buon pomeriggio. Buonasera. Eccoci. Sì, può fare la domanda, prego. Ce la vuol fare? Allora, sì, mi scusi, non sentivo bene al telefono. Buonasera, Storace. Buonasera. Allora, io sono la moglie di Graziano, Francesco. Ah, come sta? Tu sei venuta... Come sta Graziano? Come sta? Malissimo. Ah, sì? Sì. Allora, non fa altro che dormire, Francesco. L'hanno dimesso con una terapia di una pesantezza madornale. Non ci hanno più fatto sapere niente, non ci danno nessuna notizia, nessuno ci dice più niente. Ma perché non mi avete chiamato? Oggi... Perché non mi avete chiamato direttamente anziché aspettare la televisione? So che in questo periodo hai ragione, ma tu hai ragione, Soraci, hai ragione. Vabbè, dopo la trasmissione mi chiami. Sei anche preoccupato che sei venuto. Dopo la trasmissione mi chiami e ne parliamo. Va bene. Ok, ti ringrazio. Ciao, salutamelo. Arrivederci, pronto? Questo sono quelli di Casal Monastero. Sì, sì, con la signora e il marito. Prego, è in onda. Sono in onda, già, grazie tante. Prego, grazie. Buonasera, onorevole. Avrei una questioncina da proporle. Col mio sommo dispiacere sono andata a vedere il bando per l'iscrizione ad asilo nido. È un attimo che le parlo con cognizione di causa. Che è andata a vedere, signora? In quanto io sono un ex educatrice di asilo nido. Pronto? Sì, prego. Non l'avevo sentito. Devo sentirla dal televisore perché dal televisore. Prego, noi l'ascoltiamo. Prego, può fare la domanda a lei. Adesso ci sono. Sì. Allora, il problema è questo. Il bando prevede l'iscrizione dei bambini nati dal 1 gennaio al 31 maggio. Quindi, di conseguenza abbiamo quei bambini che nascono dal 1 giugno al 31 dicembre che rimangono virtualmente fuori, Poi, in effetti, dal momento che l'iscrizione per l'anno successivo... I posti disponibili sono pochissimi, la sezione piccola in genere contiene 14 bambini, la sezione media ne ha 18, quindi soltanto 4 punti e 4 posti. Ora, è inutile che poi andare a parlare che ci servono gli stranieri perché i bambini in Italia non nascono. I problemi sono se sei fortunato che hai un nonno a disposizione, i figli li fai, altrimenti dove li mettiamo queste creature? Un'altra cosa, la possibilità di risparmiare sugli asili nido era stata proposta ai sindacati a Triplice già nell'84. Noi educatrici proponemmo delle cose che effettivamente poi passarono proprio in cavalleria, non furono neanche accettate. Ora, la mia curiosità è questa, se fino a qualche tempo fa l'iscrizione poteva essere fatta con il nascituro anche da agosto, come mai è cambiata, quando è cambiata? E perché è cambiata lasciando effettivamente fuori 6 mesi? E sono tanti, Va bene, grazie. Io però aggiungerei a quello che ha detto la signora, che è vero che l'asilo nido svolge una funzione soprattutto anche di collocamento del bambino, no? Perché se il genitore lavora è giusto che può continuare ad andare a lavorare e lasciare il bambino all'asilo nido. Ma non ci scordiamo che l'asilo nido svolge anche una funzione educativa per il bambino. Ci sono tantissime ricerche che certificano che se i bambini vanno all'asilo nido hanno una serie di privilegi durante la crescita. Quindi ecco, questo credo sia un tema da affrontare seriamente. A Roma gli asilo nido mancano, lo sappiamo tutti. Diciamo che ci vorrebbe un'inchiesta per quello che ha denunciato l'educatrice. Bisognerebbe anche completare il concorso delle puericultrici. Sì, sì. Allora, siccome ci porta via tanto tempo procedure. Mi piacerebbe parlarne direttamente con... Però prendiamo prima la telefonata e poi affrontiamo il discorso dell'asilo nido. Portate. Entrare in contatto anche attraverso Facebook per poter approfondire la questione perché mi interessa. Pronto? Ci sente in onda? Sì, buonasera. A lei. Onorevole Storace, volevo farvi un'altra informativa riguardo a quello che lei diceva poc'anzi. Il direttore attuale dell'AMA, dell'ADAC,
Lei ha detto bene, forse non ha scoperchiato tutta la pila, perché ha trovato delle deficienze fatte dai sindacati. Io sono un funzionario dell'ASA, che lo sanno che ci hanno fatto. Noi ci hanno un accordo sindacale siglato da tutti i sindacati, ci davano una tantum sul livello, per non darci il livello intero. Per 10 anni andrà avanti così. Quindi di conseguenza che hanno fatto? Noi sindacati con il vecchio direttore hanno trattato, dice, l'accordo abbiamo fatto prima, ora lo rompiamo. E ci hanno levato a tutti i soldi. Ha capito che qui questa non è, diciamo, non è democrazia, questo è un termine energia sindacale veramente, veramente è scioccante, guardi. Noi siamo adesso in causa. Siamo andati al magistrato del lavoro, perché non è possibile che fai un accordo, lo rompi dopo 10 anni. È come l'accordo Petrotelli, si ricorda? Che l'hanno rotto, no? Gli hanno dovuto solitare a dare. Cioè lui ha detto, scusi un attimo. Mi ascolta un attimo. Cioè lui ha disconosciuto un accordo che c'era prima? No, il vecchio direttore, non questo attuale. Ah. Però non lo tira fuori il problema, perché sono stati sindacati a rompere l'accordo. Ho capito. Le posso chiedere di scrivermi su questa storia? Ieri valeva, oggi in Valentino. Siamo davanti al magistrato. Ecco, se magari mi mandate queste carte, non sarebbe male. Mi ha lavato le mani il magistrato, a prima udienza ha sospeso tutto. Va bene, quindi diamo io spero, dopo la trasmissione ci chiamano. Ecco, magari è così, se mi fa avere i miei dati, perché così se mi fa avere le carte, la denuncia. Quindi se chiama dopo le 15:30 noi poi le diamo il numero della segreteria dell'onorevole Storace, sì, o le mail, comunque tutto dopo la trasmissione. Pronto? Caduta. Si è caduta la linea, quindi torniamo. Allora, mi pare le risposte le ho date e dobbiamo adesso concentrarci pure sull'obiettivo di questo fine settimana, che mi permette, Mastro Rosato, e le colleghe, io vorrei tentare di dire ai cittadini perché andare alle urne. Non ci possiamo permettere di perdere questa occasione. Innanzitutto si voterà domenica dalle 7 alle 23, in una sola giornata. Le previsioni ancora non si è capito quali sono le previsioni del tempo, se è tempo brutto, ombrello e si va al seggio, se è tempo bello ci si va prima al seggio e poi si va al mare o si torna presto. Che cosa può succedere se non andate a votare? Cioè, se la maggioranza dei cittadini non va a votare, non è che non vale il voto, vince una minoranza che ci teniamo per 5 anni. Io ricordo una cosa, lo ricorderete anche voi, quando nel 2013 ci fu lo scontro alle Manno Marino. C'era un pezzo di elettorato sonnecchiante di centrodestra che disse no, io non ci voglio andare a votare. E poi si è beccato Marino, che non è stata l'esperienza più esaltante della città, lo possiamo dire. Sono stati 3 anni terribili in mano a uno che, insomma, si capiva che non c'entrava proprio nulla con l'amministrazione della città. Abbiamo fatto questo esperimento, ci siamo trasformati in cavia politica e amministrativa, ci siamo fatti male da solo. Qual è l'alternativa adesso? Movimento 5 Stelle? Cioè l'avventura? Cioè il rischio che non si risolvano i problemi del lavoro? Io ci insisto su questa questione perché è fondamentale. Chi blocca le opere nega il diritto al lavoro per i nostri figli. Preferisco uno come Marchini che sul lavoro sa che cosa vuol dire, ci sa investire e magari porta quattrini a Roma per poter creare lavoro. Perché insisto su Marchini? Perché è chiaro che non si vincerà al primo turno. È chiaro che si andrà al voto di ballottaggio. E dobbiamo decidere chi al ballottaggio sfiderà la Raggi. Allora, se ci va Giachetti, abbiamo una sola possibilità che l'elettore di destra voti Giachetti contro la Raggi. Ma è difficile. Se ci va la Meloni, abbiamo una sola possibilità che un elettore di sinistra voti la Meloni contro la Raggi. Mi pare difficile. Se ci va Marchini ci può essere un voto trasversale, perché non si è caratterizzato politicamente, non ha detto votatemi perché poi cacciamo Renzi oppure premiamo Renzi oppure facciamo chissà che cosa in Italia, no,
ha detto ci dobbiamo dedicare 10 anni, 5 più 5, a Roma. Questa è una città che va ricostruita fuori dalle appartenenze, perché bisogna rimettere in campo una speranza che si possa risorgere in questa città. Purtroppo finora ha prevalso la politica peggiore. Guardate anche quello che è successo alla storia del grande raccordo anulare, no? Il pedaggio. C'è una balla clamorosa in giro, perché io sono certo che se le cose vanno in una certa maniera, cioè se vince la sinistra, il pedaggio lo mettono, e come? Perché c'è una delibera del 2010 fatta dall'ANAS, un bando di gara, assegnato ad Autostrade per l'Italia per il pedaggiamento delle strade. Nel Lazio sono la Roma Fiumicino e il grande raccordo anulare. Questa delibera è in sonno perché deve essere approvato un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, DPCM si chiama, per autorizzare il pedaggiamento. Finora né Renzi né Del Rio, che sono i titolari dell'azione di alta amministrazione, hanno detto una parola su questa storia. Salvini, ci sono i tweet, ha chiesto dal 2013 il pedaggiamento del raccordo. C'è l'audio. Berlusconi lo ha confermato l'altra sera, sì, quando ha detto da premier dovevo bocciare, vi ricordo che bocciavo gli emendamenti leghisti per questa roba. Uh-huh. Ora è evidente che per interesse di bottega elettorale smentiscono sta roba, però il giorno delle elezioni Renzi sa che su quel fronte comunque un pezzo rilevante dell'opposizione, la Lega, non gli dirà di no, e quindi ci proverà. Noi invece siamo quelli che gli impediranno tutto questo, anche perché se riusciamo nella battaglia di vincere le elezioni e di ottenere, non semplicemente chiedere, il trasferimento dei poteri a Roma, si trasferiscono anche le strade, sarà il sindaco a decidere se quella strada può essere messa a pedaggio o meno, e lo spiegherà ai romani. Noi non vogliamo il pedaggiamento perché oggi è una strada interna a Roma. Roma si è espansa al di là dell'accordo anulare ed è una follia pensare a questo pedaggio. Teniamo l'ultima telefonata, pronto? Pronto? Prego, pronto? Buon pomeriggio. Pronto? Sì, prego, l'ascoltiamo. Buongiorno. A lei. Volevo parlare con il dottor Storace. Praticamente spero, sono contento che ha scelto la lista Marchini, perché io vorrei lista Marchini. Però vorrei sapere se si può interessare, di qui di via Giuditti 119 e 137. Io ho comprato una casa che ho qui da 9 anni fa con la Financi Campidoglio, e ho 70 anni. Ad altre persone sono rimasto dentro, che hanno più soldi di me e non gli hanno detto di comprarle. Pagano una cifra irrisoria in queste case di via Giuditti 137 e 119. Quindi non ha fatto il conto. Le cantine da vendere. Ascolti, perché ascolti, ma ascolta un attimo. Ascolti un attimo, perché la cosa deve rimanere in linea, perché questa storia delle case comprate attraverso di questa fantomatica società che si chiamava Campidoglio Finanzi, non si sa che fine abbia fatto, nonostante abbia chiesto di anticipare. Storia di piani di zona? No, non c'entra niente che viene in zona, proprio c'è questa società che non si sa dove nasce, come nasce, chi era il padrino che c'era dietro questo tipo di organizzazione, di tipo di volontà, come attraverso quale delibera, che comunque per una serie di case non popolari ma di patrimonio disponibile ha fatto delle offerte a dei cittadini che abitano dentro, dopodiché si è presa la parte dei soldi ed è sparita. Sembrava che ci avesse un'unica sede reperibile a via Bruno Bozzi, non è più trovabile neanche lì. Allora, una sede a cittadini amministratori, a cittadini avvocati, esattamente. E tra l'altro credo che una parte della sede stesse in Liechtenstein, quindi una cosa abbastanza inconsueta che se ne occupa Luca Malcotti, quindi se tu senti Luca ne sa qualche cosa. E invece manca pochi minuti, volevo chiederti una cosa. Tu sei un fautore del presidenzialismo, no? L'hai ripetuto anche poco fa. E il sindaco oggi, nella fattispecie, per quello che gli consente la legge, è il presidente dei presidenti, per così dire, no? Per tutti i poteri che gli concede, l'assessore che può essere cacciato in ogni momento, un premio di maggioranza e così via. Poi se te capita Marino, però poi ti impatti con un sindaco che non sai come uscirne. Ma devi fare l'assicurazione.
devi farsi fare polizia. La polizia fideiussoria devi fare ben pagata pure. Esatto. Ecco, allora c'è l'impegno in attesa che finalmente un giorno arrivi una norma che vada a riequilibrare questi poteri, che l'aula del Consiglio Comunale, chiunque governi, e tanto più se dovesse vincere Marchini, il Consiglio Comunale, l'aula del Consiglio Comunale abbia un peso? Ma lo dicevo prima, secondo me sarà inevitabile, al di là degli impegni, proprio perché immagino quanti inciampi e sgambetti ci sarà. Forse non sono stato molto chiaro. Quel 90% che guarderà di traverso l'amministrazione inevitabilmente avrà effetto anche sui consiglieri e soprattutto sui consiglieri di maggioranza. Ma che state a fare? Che cosa state combinando? Ecco perché c'è bisogno di uno schieramento che magari riesca a parlare, non ad allearsi, sia chiaro, non voglio equivocare, ma a dialogare con l'altra parte, con chi sta in settori dell'opposizione, proprio perché questo è un momento drammatico per Roma. Quindi con un peso dell'aula. Ma non c'è dubbio che su questo, e credo che vada anche gestita con sapienza l'aula, non si potrà scherzare nel prossimo Consiglio Comunale, non si potrà giocare ancora la partita infinita dell'ostruzionismo, perché il consenso sociale poi è chiaro, apparentemente c'è per chi si oppone, ma poi si blocca chi sarà nominato Presidente del Consiglio. Sì, sarà importante quello, saranno importanti i capigruppo, sarà importante il coro che si riuscirà a mettere in campo in questa orchestra che deve cantare con una sola voce, ecco, con una sola musica, perché io sono molto preoccupato per quello che può succedere nei prossimi mesi e anni, e guai a fare stecche proprio nell'assemblea di Giulio Cesare. Io questo lo raccomando proprio ai partiti, perché poi voglio parlare male della politica, lì ci staremo i partiti, i gruppi, e dovremo cercare di trovare le intese necessarie per governare questa città. Non parlo di larghe intese, parlo di dialogo, che è una cosa importante. Ecco, sulla base si mette al bando la faziosità a Roma. Sì, sì, cioè, è chiarissimo. Sulla base però dell'esperienza che tu stai vivendo in Consiglio regionale, no, da vicepresidente dell'Aula, per esempio con il rapporto col gruppo di 5 Stelle, si riesce a trovare questo tipo di intesa alla quale facevi riferimento? Ve lo dico, il giorno che presentiamo qui il libro La prossima a destra, a cui ho dedicato un capitolo proprio al gruppo regionale di 5 Stelle, ci hanno capito niente. Beh, insomma, manca poco meno di un sintetico, minuto. Perché pensano che loro, su di loro ci sono i destini del mondo, non è così. Sono uomini come gli altri e io non li sento più onesti di me, non c'è nessuno che possa dire che sono più onesti di me. Molto semplicemente fanno cagnara, fanno casino, però oggi le città e le regioni hanno bisogno di soluzioni di governo, non di demagogia. E purtroppo con la demagogia sono distrutte le amministrazioni che governano, è sotto gli occhi di tutti. Abbiamo concluso, la ringraziamo prima di tutto di essere stato con noi e ricordiamo che Francesco Storace, capolista lista destra per Marchini, lista Storace per Marchini sindaco. Grazie a tutti per averci seguito, ci vediamo domani.